Ciao, sono Nadia di Fini Libertà, mi occupo di corsi di filatura manuale, tessitura tra rami e a questi aggiungo un pizzico della magia della tintura naturale. È arrivata la primavera e con lei è arrivato anche l'inizio del periodo delle tosature. Oggi vorrei farvi vedere come procedere al lavaggio della fibra. In questo caso ho scelto di utilizzare della fibra di alpaca perché come vedremo poi dopo è un po' più facile da, da lavare. Non servono delle presentazioni per gli alpaca perché sono molto conosciuti e anche in Italia sono presenti diversi allevamenti di, di alpaca. La cosa che forse non sapete è che gli alpaca si dividono in due razze. La, gli alpaca suri che hanno delle fibre molto lisce e lunghe e al tatto molto setose e gli alpaca huacaya spero di averlo pronunciato correttamente che invece hanno delle, delle fibre molto più soffici e, e vaporose un'altra cosa che rende gli alpaca... Diciamo molto interessanti è che le, color le colorazioni del loro vello sono all'incirca di 22 tonalità diverse. E questo permette già solo con uh, il colore naturale del loro vello di avere tantissime combinazioni diverse e creare tantissime sfumature. Nei, nei filati, io ho, devo dire che ho una preferenza particolare per questa fibra perché, oltre alla sua morbidezza, e che è proprio molto piacevole da lavorare è una fibra molto calda e pare che sia anche molto più calda di, di quella delle pecore ovviamente l'origine di questi animali è andina e quindi sulle ande a 3000 e passa metri di altitudine devono avere un, un pelo che li protegga dalle temperature rigide, soprattutto immagini invernali. Come per tutte le altre fibre, anche quella di alpaca viene misurata uh, in micron. Il micron è un millesimo di millimetro, credo e quindi più bassi, più basso è il numero di micron più la fibra risulta risulta morbida l'altra cosa che trovo molto interessante della fibra di alpaca è che non contiene la l'anolina ed è per questo che in questo momento ho voluto fare una prova di lavaggio perché è un po' più facile da gestire e adesso vi, vi mostro come ho fatto. Per prima cosa sono andata in cortile e ho aperto le fibre in questo modo. Ho cercato un po' di, di separarle per far uscire eh, un po' di polvere e dei residui vegetali. Questa è una buona prassi da fare per preparare la fibra al lavaggio, perché in questo modo si eliminano da soli già molti eh, corpi estranei. Diciamo, poi ho preso la fibra e l'ho pesata la quantità che ho scelto io di, di lavare è stata più o meno di 100 grammi perché mi sembra una quantità ehm, sufficiente e giusta da poter ehm, lavorare in casa senza grossi problemi dopodiché ho riempito una bacinella con dell'acqua tiepida nella quale ho versato Proprio due gocce di detersivo per la lana e ho inserito la lana in un sacchetto di, che, di quelli che vengono utilizzati per lavare in lavatrice la biancheria più delicata e, e ho messo tutto a bagno nell'acqua. A dire la verità, poi mi sono resa conto che questo sacchetto non era proprio necessario. Io avevo pensato di utilizzarlo per poter contenere un po' le fibre in modo che non, non ci fosse troppa dispersione o si ingarbugliassero un po' tra di loro durante il lavaggio ma avrei potuto anche tranquillamente fare senza e poi ho continuato a, a mettere in ammollo e a sciacquare per qualche volta fino a quando l'acqua non era chiara ovviamente per cercare di sprecare meno acqua possibile ho anche cercato di riempire proprio fino a un livello appena sopra la fibra dopodiché ho tolto la lana dal sacchetto l'ho avvolta in un asciugamano e l'ho stesa semplicemente sullo stendino Uh, girandola di tanto in tanto in modo che si, si potesse asciugare tutto abbastanza in fretta e abbastanza uniformemente sono molto contenta di questa prova che ho fatto perché alla fine è molto più semplice che lavare la lana di pecora che prevede qualche passaggio in più e quindi una volta, una volta asciutta la lana si presenta Così ci sono ovviamente ancora un po' di residui, ma questi andranno via nel processo che farò poi di cardatura. Per quanto riguarda le carte da utilizzare, sarebbe consigliabile utilizzare delle carte da 108-120 TPI. Quindi Dentini per, per inch, per pollice, Io mi sono trovata bene anche con quelle da 72 TPI. Ho lavorato questa lana senza nessun problema. Volevo lasciarvi con un'ultima informazione: e cioè che il 22 di maggio, eh, che è un sabato, sarò a Pietralunga, Pietralunga in provincia di Perugia. Da due ragazzi, Gaia e Giuseppe, che hanno un'azienda agricola e un allevamento di alpaca che si chiama appunto Alpaca Mundi, e dai quali terrò un corso ovviamente, restrizioni permettendo di un corso base di filatura con il fuso e in particolare mi concentrerò sulla filatura della fibra di alpaca quindi se siete per caso nelle vicinanze o se conoscete delle persone che possono essere interessate vi lascio nel box della descrizione il, il link al sito internet dove potete trovare le informazioni in merito con questo ultimo annuncio io vi saluto e vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto ciao ciao